Ho avuto modo di vedere i cambiamenti, certo. Delle spiagge che non esistevano, il Tempio di Serapide senza più acqua, la Darsena che oramai è diventata il vero e proprio termometro del bradisismo, senza più acqua. Ecco, abbiamo visto le immagini, qualcosa di incredibile. 3,5 metri in meno rispetto agli anni 50. Quindi l'acqua arrivava qua sugli scalini. Ecco, invece poi successivamente, siccome si abbassava negli anni 60, hanno costruito quella scala di ferro. Però comunque tutte queste scosse creano un danno, che si chiama proprio così, accumulo del danno. E che quindi tante scosse, 10, 20, 100 scosse, creano dei danni alle tubature dell'acqua, alle fecali interne, agli edifici. Quindi il danno è anche questo, ecco, oltre che la crisi economica della città. Bisogna alleggerire la densità abitativa della popolazione della città, quindi bisognerebbe trasferire il carcere femminile e anche il carcere destinato ai giovani, agli adolescenti, ai minorenni che stanno a Nisida, anche considerare un trasferimento in un altro luogo più sicuro. E poi c'è anche la gestione delle persone invalide, delle persone che non sono autonome, ecco, persone anziane. Queste bisognerebbe prendere delle informazioni, come dire, delle precauzioni e quindi trasferirle anticipatamente, dare la possibilità di allontanarsi dalla zona, perché in caso di evacuazione veloce, trasferire persone inabili, persone che hanno difficoltà motorie, non è una cosa semplice. La comunità scientifica emana un bollettino ogni settimana, ecco, l'INGV, però forse è insufficiente, ci vorrebbe un bollettino giornaliero, quotidiano, per informare se queste scosse, per esempio quelle di stamattina, e oggi è il 20 maggio, ce ne sono state 4-5 piuttosto forti, sentite dalla popolazione, dai cittadini, ecco, quindi sapere se oggi c'è stato un innalzamento di 2 centimetri, mentre magari ieri si è sollevato solo di 2 millimetri. I terremoti creano molto panico e secondo me questa è una cosa da poter gestire, il panico, la paura dei cittadini. E la comunità scientifica e comunque il sindaco, i sindaci, perché sono coinvolti anche i quartieri occidentali della città di Napoli, Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Pianura, Posillipo, che sono nella zona dello sgombero, dell'evacuazione, e così poi anche Bacoli, ecco, con le vie di fuga che sono poche, e poi anche la città di Quarto, ecco, sono comunque coinvolte in questo rischio. Siamo lì, eh. Lasciare la propria abitazione e quindi le proprie mura è una cosa un po' doppia, perché la casa è dove noi abbiamo i nostri affetti, i nostri ricordi, la nostra sicurezza e quindi noi dormiamo, mangiamo, viviamo. Però le scosse ci mettono inquietudine, ci mettono paura, molti si fanno prendere dal panico e quindi hanno voglia di uscire dalla casa, dalla propria abitazione e andare in strada. Questa cosa accade molto meno rispetto all'83, quando anche io scendevo in strada dopo la scossa. Ecco. Quindi c'è questo doppio taglio, la casa, la propria sicurezza, ecco, le proprie intimità, però hai paura che ti può crollare in testa il solaio, una parete. Ecco. Quindi può essere anche la liberazione, le troppe scosse ti danno la voglia, il desiderio di scappare.
ci sta proprio la tuba di una Eh sì, perché la violenza nave. delle mareggiate E era. loro, la violenza delle maneggiate. Però questo targa l'ho cercato, poi non l'ho trovato. Sì.